Ora pure la mia amica va scritta. Salve. Mezzanotte e mezza. Ora parlo con il cammello e andiamo a Roma. Destinazione casa Totti. Ai ai ai. Quanto riso, mamma mia. No, no, Nico, mi sa che non puoi venire a Roma tu. Come non posso venire? Oh? No, mi sa di no. Cioè, non bastardate. Oh. No, devo venire a Roma, oh, per forza. Mi fate fuori così, oh. Sei matto? Oh, ma hai visto che te l'ha raccontato? Lui non si ricorda neanche, Francia. Però, cacchio, mi ha disturbato. Quello in camera che mi ha disturbato più di tu. Dormiti, becchi il dentifricio in bocca, le patate in bocca. Ha fatto incazzare. Oh, Tremont. Lui l'ha vinto l'Europeo, ma l'anno suo siamo stati eliminati dalla Gio, non si ricorda niente. Tu dici che ha vinto l'Europeo, non ha vinto l'Europeo, il Mediterraneo, vai. Io ho vinto l'Europeo del 21. Vai a fare il zecchino, vai. Infatti, lui l'ha vinto con Maldini, l'ho vinto con Tardel, Tremont. Oh, ti lascio che c'ho Lele. Salutami, Lele. Ci vediamo allora, domani, amico mio, ci vediamo domani in spiaggia, ciao. Ciao, ciao. Dopo sai che fai? Prendi lo spruzzino e fai tutto il bordo. Dov'è il spruzzino? Sotto il lavabo. Lasciamolo qua, così almeno faccio subito. Grazie. Grazie, Coco Pops. Sono ragazzi, che canzone. Stupenda, Lele, top. Coco, bellissima. Mi piace, ha detto. Dove lo faccio? Coco? Altri mondi. Mamma, mi ha detto che c'è tutti i bordi, ora domani mattina dobbiamo pulire. Non ce ne sono più ora, però. No, ora sono tutte stecchite. No. Fai tutto il bordo. Ok. Non esagerare, però. Faccio anche la... bambine piccole. Chiudo qua, no? No, non c'è. Ti porto nel paese del football. Stasera avrò un racconto. Quando arriveremo a 40.000, perché siamo 36, ti porterò, te e i nostri amici, nel paese del calcio. E ricordati, questo racconto che ha cambiato la vita dei protagonisti, anche di uno di quelli che avevi tu stasera ospite, e cambierà tutte le vostre vite. Senti, caro cammellaccio. Allora preparati, perché dobbiamo andare a Roma. Sì, perché tu sai che Francesco ha fatto un'agenzia di scouting. Allora mi ha detto devi venire a Roma, vieni a darmi una mano, no? Io ho detto guarda, vengo col cammello, perché il cammello conosce tutti. In Sud America conosce tutti quanti, qua in Sud America. E dice sì, sì, lo so, lo so. Quindi tra 20 giorni e un mese andiamo a casa Totti e parliamo di lavoro, di giocatore, football. Noi copriamo il mondo, non solo il nuovo continente. Che ora che cominci questa cosa a riecheggiare da qui all'eternità, come dice Massimo Decimo Meridio. Gladiatore. Dimmi un po', dai, fammi il punto, che dopo incalzo io con la storia giusta. Che no, non no, sapete...
No, ho fatto due belle chiamate con Fra, abbiamo riso perché tanto ne abbiamo già fatti due o tre di dirette. Con Alex abbiamo riso, è stato divertente. Abbiamo parlato un po' dell'Under 21 quando mi ricordo una partita che giochiamo davanti Del Piero Inzaghi. Under 21 in Ucraina. Poi lui, il giorno prima, durante il riscaldamento, facciamo il torello e lui casca col gomito, si va a far male a una costola, casca male, non respirava più. E noi tutti a prenderlo per il culo, lui non respirava. E lui dice, cioè, per dire come eravamo quei tempi, tutti a ridere, uno cascava a terra, tutti a ridere, no? Poi dice, poi abbiamo fatto la partita il giorno dopo, io, lui e Pippo davanti. Dice, boh, non abbiamo mai ciappata. Botta, cazzotti, campo nero. Non c'era l'erba, era nero, era. È fatto galante. Poi dopo abbiamo parlato mi ha chiesto della Spagna, com'è giocare in Spagna, se è più facile, meno facile. Guarda che la Spagna è diversa mentalmente, è un calcio dove bisogna attaccare e qua è un calcio dove comunque prima si pensa a non prenderlo, no? Il gol, quando sono là. Quindi completamente due mondi diversi, no? Poi abbiamo parlato un po' di mondiali. Una bella chiacchierata, poi diceva: ma io ti vedevo sempre che facevi questi addominali, i dorsali così, tutti i giorni. 300 tutte le volte che finivi l'allenamento. E gli dicevo: perché mi avevano detto che quando uno crossava, io saltavo, quando ero in aria, se uno mi toccava, non mi spostava. Allora io malato, bam, bam, dorsale, addominali, dorsale, addominali, tutti i giorni con questa roba. Dicevamo come erano malati a far gol, se non facevamo gol e incazzati, non dormivi, sai le robe che comunque io guardavo lui, Inzaghi, quell'altro, ma cazzo, ma questo qua ha fatto gol, cazzo, devo far gol, tutto così era. Sono dei bei anni. No, poi voi eravate allora te 73, Del Piero 74, Montella 74, Inzaghi 73, Del Vecchio 73. Vabbè, Francesco era più giovane perché era 76. Cioè. Però eravate tutti di quell'epoca, cazzo. Siete un po' cresciuti insieme. Chi ha fatto un Sì, percorso sì, sì. diverso? Chi ne ha fatto un altro? Però tutti insieme, Tutti insieme. dall'Under 21 Nazionale A, da 15 anni. Lasciando un segno incredibile nel calcio. C'è un segno importante, cioè anni importanti là davanti, c'era l'imbarazzo della scelta. Cioè non venivano convocati i giocatori che potevano essere capocannonieri, nelle nazionali. Oh, comunque stasera voglio dirti qualcosa, si vede un po' male te, te l'hanno già scritto, si vede un filino male te. Se rimane così la connessione va bene, perché comunque ragioniamo, cioè siamo diretti. Però non me l'ha Però detto se... la Coco, però io mi vedo bene. Boh, strano. Sì, sei un po', diciamo così, appannato. Comunque... Ragazzi, vi voglio dire questa cosa qua. Alessandro Del Piero è protagonista di una storia che io ho vissuto insieme a lui, clamorosa, che si chiama La partida jamás jugado, cioè quella partita più importante mai giocata. Ed è una partita che si svolge sulla spiaggia di Copacabana in Brasile nel 2014, dove c'eri anche te. Perché ti ricordi che c'eri te, no? Facevi gli studi per Bein. Ok? Allora ti Sono un mese e racconto mezzo questa cosa. in Brasile. Esatto, io sono stato 40 giorni, anche te, che poi non siamo mai riusciti a beccarci lì. E anche quella sera lì, la sera che racconterò ora, tu ci eravamo messaggiati prima. Poi dopo, io per non romperti sempre i coglioni, perché se te arrivi non è tutto pronto, fai casino, non te l'ho più detto. E poi è arrivato Del Piero, si è organizzata all'ultimo momento e infatti noi ci siamo sentiti tardi e tu non sei arrivata, perché tu hai fatto qualche foot volley lì, eh? L'hai Sì, fatto? sempre. Tu l'hai fatto. Allora, senti questa storia. Del Piero commenta l'ottavo di finale con l'Argentina, commenta Argentina-Svizzera che fa gol di Maria. Poi arriva Copacabana. Noi eravamo già lì perché andavamo e venivamo, c'erano gli studi lì a Ipanema, no? Dove c'era anche il vostro. Arriva Del Piero, cazzo, tutti sono attenti perché Alex non era ancora arrivato, aveva cominciato con Sky poco tempo prima, era la stella, no, del gruppo. Quindi arriva Copacabana, sono le 9:30 di sera. E comincia a sentirsi la voce Del Piero vuole giocare sulla spiaggia. Noi avevamo fatto qualche partita, ma cazzo, no? Tra di noi palleggi. Ale vuole giocare. Cazzo, Ale vuole giocare, mettiamoci in condizione di farlo giocare. Dai, siamo in 7-8. Quindi, sai, si esce dagli hotel che sono tutti lì, no? Sull'Avenida Atlantica, posto di una mistica clamorosa, clamorosa veramente. Si respira calcio, si respira vita in quel clima particolare come
come quello di Rio, no? Dove c'è tutto in quella città, una delle città più belle del mondo, dominata dal Cristo di Corcovado, una roba clamorosa. Quindi camminiamo, arriva Alex, ci spogliamo così, frette fuori, andiamo in spiaggia. Calma. C'è Alessandro, ci siamo io, ci siamo Billy, Costa Curta, poi c'è Trevisani, c'è Marco Cattaneo, quello che fa gli studi con me il sabato. Attraversiamo la strada. Sai che ci sono tutti i campi con le porte già lì, no? Una cosa meravigliosa. H24 a fare calcio, vero. Cosa accade in quel preciso momento, cammellaccio? Cosa accade? Accade che noi ci prendiamo una porta, campi di 45 metri. Io vedo nell'altra porta dei barilotti, sai, dei cinghialotti un po' tarchiati, che erano tutto tranne calciatori. Ah, attenzione, premessa. Ovviamente, come tutte le storie che vi racconto, poi arriverà a mezzanotte, anzi a luna, quando finiremo questa diretta, documenti, filmati, articoli e video di questa notte. Arriverà tutto. Arriviamo, attraversiamo la strada, ci mettiamo il campo, cominciamo a fare cross tiri in porta, ma non ci basta, siamo italiani. La puta madre, noi vogliamo il confronto, sai come siamo, no? Due palleggi, due sforbiciate, poi cosa vediamo nell'altra porta? Questi ragazzi, di cui tre, hanno la maglia delle Studiantes, tifosi del Pinche di Juan Sebastian Verón. Io li vedo, dico, ragazzi, occhio, non andiamo a stimolarli, perché non è cosa per noi. Mangiano la sabbia, capito? Non conoscono il domani, è dura. Cosa faccio? Mando uno a chiedergli, dicono di no, perché c'è il sesto che non vuole neanche saperlo, si gioca in sei. Loro sono in sei e c'è un sesto che non vuole saperla. Va un altro, però cominciano a dubitare. Vado io, accettano. Si gioca la partita. Quindi la loro formazione, inferiori sulla carta, gioca il portiere, tre dietro, uno in mezzo, il più bravo, e uno davanti. La loro tattica è chiara, Camel, palli in avanti e speriamo il nove. Finito. Loro erano questi. Mi segui fin qua? Loro erano questi e solamente questi. Cosa succede? Noi, due, io e Billy, ok? Del Piero in mezzo, avevamo un tecnico che era quello meno bravo, che l'abbiamo messo quasi a destra, quasi in mare. sai che era largo fuori da... E avevamo Trevisani, che era un centroavanti. Riccardo Trevisani, quello che commenta le partite con me, è un centroavanti che ha il killer instinct di Icardi e le movenze di Saurini. Te lo ricordi Saurini? Giocato con me a Brescia. Centroavanti degli anni metà della decade dei 90. Partiamo, pa, 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 giro palla, Billy. Attenzione, stanotte arriverà il post con i due filmati. Non chiedetemi come ho fatto, ma abbiamo i due filmati dei gol nostri. Costa Curta, tiro, palo, Trevisani, gol 1-0. Noi dominiamo, loro sono un po' disperati, non hanno proprio né capo né coda. La partita si scada, noi siamo in gestione. Dove non arriviamo col giro palla, l'alziamo e palleggiamo. Sai, 40-50 metri di campo, facciamo anche poca fatica. Palla contesa in mezzo al campo, Alessandro la sposta, tira a giro, 2-0. Il mondo comincia a cambiare. Cammello, il mondo comincia a cambiare. Perché? Io vedo. Perché io guardo, io conosco i miei rivali, so come sono. Si cominciano a toccare, cominciano a dire, ma quello là per me è Del Piero. L'altro gli dice, ma juega, sta a pensare Del Piero, no? Ok, continuano a giocare, la partita va avanti, noi volevamo far 20 per tempo, loro chiedono 15 perché erano colto di fiato, noi presuntuosi che volevamo giocare di più. Cammello, a questo punto loro proprio scoprono Alessandro Del Piero e riconoscono, attenzione, Del Piero, e riconoscono, perché poi lo vedrete dalle foto, dagli articoli che vi metterò, perché questo articolo lo scrive un argentino che era in campo quella sera, che ho scritto anche il nome, che adesso ti dirò, che è incredibile come lui si chiama Federico Burr, ha scritto la descrizione perfetta come sono gli argentini, solo gli argentini fanno, e lui... verso la fine del primo tempo riconosce anche Costa Curta, non, dice, ma quello è un difensore della nazionale italiana degli anni 90. Quindi loro vedono, finisce il primo tempo, non cambiamo campo, cose solo di spiaggia di Copacabana,
Però, cazzo, loro cosa cominciano? Vanno a parlare con Del Piero. Sei Del Piero, ok, sì, sono io, foto, selfie, scherzi, risate, tutti felici, sai, contenti. Io ho detto, da questo momento è cambiata l'inerzia della partita. Perché ci vengono a mangiare i coglioni, ve lo dico adesso. Ve lo dico adesso, loro ci mangeranno i maroni. È finita, non c'entra più la carriera, i soldi, la fama, le minchiate. È cambiato il corso della gara, perché dal selfie ti saltano in groppa. Te lo dico, accadrà questo. Allora, cambiano lo schema tattico. Da 3-1-1, 2-2-1. La partita la giocano male, ma hai presente quando vedi che cambia la mistica della gara? Memorabile fu una sforbiciata di Alessandro, che para il portiere. Loro avevano un mezzo giocatore, uno che non ha mai, avrà giocato 5 partite nella sua vita, il sesto che se ne sbatteva i coglioni, e poi c'erano due giocatori che giocavano così, per divertimento. Tu calcola che loro erano lì perché non sono riusciti a prendere il volo per andare a Brasilia il giorno dopo a vedere l'Argentina. Erano quindi incazzati, infelici, bevevano birra, stavano perdendo 2-0, ma hanno riconosciuto Del Piero. Cambia tutta, Cammello, cambia tutta la vita, lo sai bene come cambia. Fanno il 2-1. Fanno il 2-1 perché una palla mezza e mezza, un tiro, il nostro portiere Marco Cattaneo, che parava con la camicia bianca, prende gol. Mancano 5-6 minuti, cross, chi fa gol del pareggio in mezzo all'area? Perché noi siamo superficiali, perché cosa facciamo noi? O diamo il meglio degli italiani, o diamo il peggio degli italiani. 2-2, fa gol il sesto, quello che non voleva giocare, ha pareggiato lui. Ok. 2-2. Finisce la partita. Alex, che loro dicono parlasse un spagnolo, uno spagnolo invidiabile, contratta il chi fa due gol vince. Loro dicono, ma la puta madre, siamo qua morti, stiamo vomitando pure le budella, noi non possiamo fare due gol. Cosa succede? Si contratta il golden goal. Io avevo visto già tutto. Rubano palla chi? Il tarchiato, il ragazzo che ha scritto, questo ragazzo qua, questo Federico Bura, il tarchiato, ruba palla in mezzo campo chi? A Del Piero, no? Che lo, con l'apostrofo un po' pecio frio, no? Perché Alex, giustamente, giocava un po' sulle punte, lo mangiano. La palla mezza e mezza, si avventa il loro giocatore più bravo, tira, la palla come nella sabbia, sai, batte, si alza. Loro non avevano una qualità. Orden, picardia e sacrificio, le uniche loro componenti, descritte da questo ragazzo, loro sono stati inferiori tutta la partita. Da quando hanno riconosciuto Del Piero, clic, finito. La scena delle due ore successive è stata: noi mesti che camminiamo, attraversiamo la strada, ci guardiamo come per dire colpa tua, è colpa tua, l'hanno marcavi, te l'avevo detto, non dovevamo giocare, che cazzo vai a rompere i coglioni, sai, tutte queste robe qua. Attraversiamo la strada, camminiamo scalzi fino all'hotel, non ci parliamo, facciamo la doccia senza nemmeno dirci a che ora ci vediamo. Com'è finita questa storia? Ovviamente ubriachi al porcao che ha pagato Alessandro. Però questo è proprio la fotografia di quella serata documentata con la passeggiata di Copacabana, no? Con le mattonelle. No? Quelle, tutti i barettini chiusi la sera. Madonna, io lì l'ho tatuata nel polpaccio, la passeggiata, il disegno delle mattonelle. L'Atlantico dall'altra parte e loro che descrivono la partita con gli italiani mi prendevano da destra, da sinistra, era una locomotora che avanzava, scrivono. E ce l'ha messa nel culo. Questa è la verità. Questa è la partita. E ricordano quella partita come un altro maracanazzo quando l'Uruguay batte il Brasile nel 50 in casa sua. In una scrittura epica, in una comunicazione tipica argentina, con Del Piero che era arrivato. Avevamo fatto tutto per farlo giocare. Cazzo, abbiamo perso. Madre mia. E dov'è che ha scritto questo articolo? Allora, lo metto tutto, Cammello, te lo dico tutto. L'hanno sul giornale l'ha scritto? No, su tutti i giornali, argentini, spagnoli, brasiliani, messicani. Okay. Tu pensa, io l'ho accennato 2 o 3 volte, ma nessuno ci ha fatto un servizio. È incredibile, l'hanno ripreso tutti. Perché poi questi ragazzi qua,
erano ragazzi che hanno il sogno della loro vita era arrivare in Brasile e seguire l'Argentina. Gli era andata puttane, cioè loro non hanno potuto nemmeno realizzare il sogno di vedere la loro squadra. Erano rimaste lì, loro volevano solo, pensa, bere birra e fare qualche torneo ai rigori, basta. Cazzo, siamo andati a stimolarli. Bella sta storia, eh? Bravo, Camellon. Dimmi una cosa. Ma te li avevi già giocato in spiaggia? L'avevi già fatto il tuo torneo a Formentera lì? No, e l'14 no, no, no. No? Io giocavo a Miami sempre. A Miami giocavo. La mattina, bravo. E poi sono andato a fare il mondiale con B Sports. Poi c'era lì, c'era anche mio amico Arnaud, francese, che viveva a Miami con me, conosce tutti i giocatori della Francia, Didier, è amico mio con Deschamps e Desailly, quindi eravamo sempre là. E quindi noi giocavamo tutte le mattine, giocavamo a football. Capito? Quindi, figo, figo. No, perché è bello che tu racconti, secondo me, anche la storia, l'hai detto 100 volte, ma anche il giocare nella sabbia, perché poi quella lì è calcio, beach soccer, ma cazzo, ma anche il foot volley, Cammello, se lo fai in un certo modo ti sfianchi e se non hai metodo nemmeno riesci a cominciare. No, ma 2 contro 2 è massacrante. Prima cosa, 2 contro 2 devi stare bene fisicamente, perché solo dopo 3 punti vomiti. Tu sai cosa vuol dire correre sulla spiaggia, sulla sabbia, fare dei lavori sulla sabbia? Massacro. Quindi quando noi giochiamo, vedi la Popo Summer Cup, giochiamo 5 contro 5, 6 contro 6, così almeno riusciamo a finire la partita. Certo, no, noi facciamo spettacolo, cioè ci divertiamo, facciamo le scemenze. Non è che... 2 contro 2, fisicamente devi essere un animale, se no non ce la fai. Perché tu comunque devi coprire l'altro, è un buccio di culo della Madonna, quindi è molto difficile. Ti devi muovere, nonostante essendo in coppia, ti devi muovere come una squadra, no? Quindi devi parlare, dura, dura, dura. Poi... è grande il campo, Io dico che 9 per 9 2 contro 2 non, se non sei allenato nemmeno devi cominciare, non ti diverti. No, per me bisogna giocare 8 per 8, bisogna giocare 9 9, se non stai bene dopo un punto due punti devi andare via perché non respiri più. Infatti è più semplice, è più facile 8 contro 8, cioè 8 il campo a 8, campo a 9 massacro, campo a 9 a me dopo 4-5 punti se non sto bene mi giro la testa. Perché tutto fisico, ci sono cazzi. Sarà anche sì, star bene in campo e tutto, però comunque ti devi muovere. No, noi siamo roba di... Noi siamo roba di 6 contro 6 noi. No, e poi dopo ti dicevo che è incredibile come i brasiliani, perché poi li vedevamo lì, Camel, te non ti ricordi? I brasiliani non c'entra quanti anni hai, come stai fisicamente, magro, grasso, una cosa impressionante... era come anticipavano la giocata dell'avversario, andavano sotto la palla e cazzo erano competitivi, sempre, cioè il giovane contro il vecchio, impressionante. E poi i giocatori brasiliani vengono tanti fuori da lì, quelli di Rio, il Carioca, cioè quelli di Io Rio. Io ho fatto una partita, ok, contro un signore che faceva yoga, 60 anni aveva, un altro, 55 anni, più o meno 53, però grosso, grosso, con una fascia al ginocchio, dicevo io, ma che è qua? Facciamo 8 punti. Si arriva a 18, eh? 8 punti. Non ci arrivi mai. Il signore di 60 anni, dopo la partita, parlava e mi dice, Bobo, è da quando ho 13 anni gioco io. 47 anni? Sì, 47 anni che io gioco a football lì. Oh, infatti io dicevo, questi li ammazziamo. La cosa bella, tu vai lì, trovi Junior, che gioca con il primo che capita e gioca con l'entusiasmo, cazzo, come se fosse un ragazzino. Junior, Romario. Tutti cioè, ci sono. Tutti ci sono. È un altro livello. Loro... hanno la natura del calcio alla spiaggia. Sì. No, è una roba devastante. Allora, io dove andare a giocare io? Ipanema. Ci sono 5-6 campi, no? I scarsi giocano negli altri campi. Il campo centrale si chiama il Maracanã. E non fanno giocare tutti. Facciamo giocare noi perché
eravamo noi giocatori, no? Quindi loro erano contenti di venire a giocare con noi, ma al Maracanã è pieno vederlo, eh? Come sbagli uno stop, senti, devi meritartelo, Barak. E poi è incredibile come, bravo, come se tu, se non lo sai e non diciamo così, lo vedi da spettatore, no? E non lo giochi, ti rendi conto quanto sì, è importante la tecnica, ma è più importante il metodo. Cioè, quasi devi usare, se arrivi sotto la palla e utilizzi petto e testa, puoi fare a meno della tecnica. Dopo i fenomeni fanno di quelle cose che non sono... Ma ti ricordi quelli che giocavano dopo di noi alla Bobo Summer Cup? Sì, quelli che facevano il torneo? Tutti i professionisti. Ma ti ricordi che spettacolo che erano? Impressionante, impressionante. Pensa che io non è mai stato uno sport che mi ha attratto molto, ma vedendoli queste ultime tre estati che abbiamo fatto, cazzo, ti entusiasma l'atletismo, la tecnica, il metodo, la forza. Sì, sì. Incredibile, proprio bello da vedere. E poi per me è uno sport proprio estivo. Sì, si concilia, sì, con, sì, con il mare, con... È spettacolare. No, pensa, bello, che Romario Cammello saltava gli allenamenti per andare a giocare a foot volley in spiaggia, e giustamente quando gli chiedevano ma gli allenamenti, diceva, ma gli allenamenti sono per chi deve imparare. Romario Cammello meriterebbe un discorso a parte. Romario è una figura incredibile. A parte, ha un modo di parlare. Pensa che quando lui torna, adesso lui è in politica, no? Cioè lui va in politica, ma dice: pensavo che i politici erano ladroni e che rubavano, gente disonesta. Adesso che ci sono dentro, penso che sia vero. Cioè lui lo dichiara alle TV. Cioè Cammello, lui è un personaggio. Il mio personaggio è epica. Allora, epica è la frase dopo la critica di Pelé, perché Pelé l'ha osannato sempre, Romario, ok? Tieni presente che Romario era l'unico che Cruyff, nel suo Dream Team, perché tutto nasce da Cruyff, no? Nel Dream Team di Cruyff, Romario era l'unico che poteva essere a parte dallo spartito. E diceva a Pep Guardiola, Cruyff, sempre un occhio o Baisinho, cioè guardalo sempre, cioè noi giochiamo, no? Però tu guardalo sempre, Romario, quello che portò Valdano a dire, che infatti oggi ne parlavo con Cassano, che abbiamo fatto una chiacchierata con Bonolis, e giustamente parlavamo di Cassano, no? Che Cassano ha questo modo di vedere calcio alla Romario. Cosa sono loro? Valdano disse di Romario, è la più grande menzogna del calcio, perché Romario ti mente, cioè lui si prende gioco di te, è una bugia durante il gioco. E quando è che viene fuori la verità? Appena prima di calciare in porta. È definito da Cruyff il migliore della storia in area di rigore? Lui è quasi una bugia. Cioè, tu non pensi che sia vero, perché è quasi inutile, ma in realtà gli piace apparire inutile, perché poi quando compare arriva la verità. E Pelé, che ne ha parlato bene spesso, ma quando si è permesso di criticarlo, Romario, in una frase che ha fatto la storia, cosa ha detto? Cosa ha detto Pelé? Pelé l'ha criticato perché diceva che non era più un giocatore su cui fare affidamento. Cioè era un giocatore che pensava a se stesso, perché poi dopo lui ritorna in Brasile. No, Romario ha fatto un po' quello che voleva. Tieni presente che Romario... E poi uno che ha fatto al PSV in dove, prima di andare al Barcellona, 167 partite, 165 gol. Cioè, capito, Barcellona ha fatto un paio di stagioni, però meno di 50 partite, più di 30 gol, sempre, no? Pelé l'ha criticato, Romario ha detto, Pelé, quando sta zitto, è proprio un poeta. Romario dice la verità, cioè Romario è uno capito che... Capito ti voglio dire? Mettendolo con Antonio, cioè, però Romario è efficace. Te le dice? No, poi non lascia spazio a repliche. Te le dice, Romario te le dice in faccia, Ci sono cazzi, Oh, Baisinho, che giocatore! Diego, che tripetta ha fatto con il Real Madrid al No Camp, quando la porta via con l'interno, fa il gioco, poi d'esterno, destro... E lui cosa fa? La carezza, lui la carezzava. L'ha presa,
con l'interno e poi d'esterno a destro, boom, secondo palo. Ma io ti dico che quel Barcellona lì, perché lui da Hiddink lo va a prendere dal Vasco. Vasco è una storia incredibile. Vasco, primo San Genuario, unico stadio nel mondo che ha le panchine dietro le porte. Tanto per inquadrare, lui esce da quella scuola, lo prende Hiddink, lo porta Cruyff al Barcellona. Ma Cruyff, cioè quel Barcellona, Kammel, è stata la prima squadra che ha dominato giocando nell'altra metà campo, no? Dove i ruoli erano relativi, tutti si muovevano, tutti giocavano. Poi Koeman, c'era Guardiola, Paquero, Amor. Guardiola, bravo, bravo. Ferrero. Bravo, Ferrero e Sergi, che erano due ali nei giovani che sono stati spostati terzini. Madonna. E poi c'era Laudrup. Laudrup era un super giocatore, eh? Laudrup. Sì, sì. Quindi erano tutti sintonizzati, ma Romario poteva galleggiare sempre nella terra e dai compagni. Capito? Ci sei? Kammel? Io ti sento, ti vedo. Ti vedo, ok, perfetto, adesso ci sei. Era condiviso, capito? E quando lo imbucavano faceva quella giocata che hai detto te. Quella giocata era incredibile. E lì veniva fuori la verità di Romario, in quel momento lì. Più di mille gol. A me mi ha raccontato, non so se è vero, ma penso di sì, che stava arrivando febbraio e lui voleva andare a fare il carnevale, no? Allora va da Cruyff e dice: mister, ma mandami dopo la partita domenica in Brasile. Gli dice Cruyff: se domenica fai due gol ti mando. Ok? Dopo 20 minuti fa due gol, gli ha detto: chiamate, voglio uscire, devo andare a prendere lei alle 6. È dato. Da quello che so, sì. Però mi sa che sia vera la storia. Sì, quella che mi bastano in 45 minuti ce la faccio. Mi sembra di sì, è vero. Era così. Che 20 minuti ha fatto due gol e ha detto, vabbè, dopo cambio che devo andare in aeroporto. Devo dirti che con quella storia, Cammello, ne hanno parlato tanto. Io non credo sia vera, eh. Io non credo che quella storia, è molto romanzata, è quasi mitologia. Dobbiamo sentire che No, l'hanno esatto, perché l'hanno molto decantata, ma non è andata proprio così. No. Cioè, Romario ne avrà fatte altre 100 di quelle cose, ma Romario aveva un'efficacia unica, fuori come comunicatore, nelle scelte. Allora, Romario è quello che si sente superiore, ma te lo dimostra. Hai capito? Ti voglio dire. Lui è superiore, ma poi te lo dimostra. C'era anche Stoichkov, eh? Oh, c'era anche Stoichkov. Non detto Stoichkov. Cioè, cazzo. Non è che... Tanta roba. Senti un po', ma che aneddoti... C'era anche Salinas, eh? C'è, sì. Sì, loro lì c'erano ancora tre stranieri. Dovevano ruotare. Perché quello quasi imprescindibile era Koeman, eh? Koeman da dietro dava delle fiammate di 40 metri di piatto interno, eh? Sì, perché lui allora aveva Laudrup partiva stretto, poi si metteva i piedi nella linea laterale, quindi quando dovevano scavalcare Koeman lo beccava, cioè gli metteva la palla nel petto a 60 metri. Poi cosa succede? Se stai dentro il campo io ti arrivo anche a rasoterra a 40 metri, però sempre con quest'ottica. Allora ci sono delle immagini, Cammello, anche perché in questo periodo io mi sono ributtato dentro, perché il Barcellona di Guardiola, tra l'altro recentemente ho visto un'intervista di Xavi che dice: io il mio modo di allenare, tanti pensano, ognuno ha la sua filosofia, ma io quando allenerò, io credo che il dominio della palla, lo smarcamento, la gestione dei tempi e degli spazi, io credo che questo sia la mia natura. Perché? Perché questo ho imparato io da Cruyff, ok? Van Gaal, poi parla di Guardiola, Luis Enrique, parla di Del Bosque, di Aragonés, no? Quindi questo è il loro modo. Questo è il loro modo di vedere. Quindi io ci sono ritornato dentro a Cruyff in questo periodo, no? Cruyff ha creato la rottura totale e il calcio come lo sentiamo oggi, quel tipo di calcio, nella modernità, è merito di Johan Cruyff. Allora, Cruyff, che dice?
per dominare il gioco ci vuole il controllo del pallone, finito. Per avere il controllo del pallone devi avere tecnica e idee, finito. Cioè, quindi, corsa, intensità, sai, vengono dopo. Dominio del pallone, tecnica e idee. Ma io in quel Barcellona, Cammello, ascoltami bene, Nadal, che è lo difensore. Zio di un giocatore, esatto, che è lo zio di un giocatore di tennis che non ha un brutto top spin col mancino, a occhio e croce, a memoria, ok? È suo zio. Ma Nadal, da difensore centrale, giocava di fianco a Kuma, a volte lo trovavi mezz'ala destra. Ma tu dici, è casuale? No, non è che è casuale, è condivisa. Cioè, capito? Bacchero, Amor, Pep, ruotavano, potevano fare tutto, tutti. Viene il discorso di Busquets, Xavi e Iniesta, siamo sempre lì, ma parte di Johan Cruyff. Dopo 20 anni sono sempre loro, stessa maniera. Sono sempre loro, Luis Enrique da continuo. E ora te lo dico, Quique Setién ha quel modo di vedere calcio. Quique Setién, che come idolo aveva Cruyff, io l'ho visto allenare, Camme, l'ho visto come giocava il Las Palmas, ancora più, arrivo a dirti, del Betis, no? Ancora più del Betis. È quel modo di pensare calcio, perché il Barcellona non negozia la filosofia, non la negozia. Vincere, per... c'entra niente. Noi pensiamo che questo sia il metodo, perché abbiamo da che pensarlo. Sono d'accordo. Xavi, se non è quest'anno, il prossimo anno è allenatore del Barcellona. Lui doveva esserlo quest'anno. Abidal è andato in Arabia a prenderlo. Xavi ha detto non sono pronto, perché ho troppo rispetto, devo completarmi. E allora hanno preso Setién. Finito. Questo è stato. Il percorso è stato questo. Certo, è questione di semplicemente di ciclo, di annate. Appena fa Setién, ricontattano di nuovo Xavi. Ma penso che ho letto da qualche parte che, a proposito di pensiero, di idee, di filosofia, che adesso credo, ho letto, non so se è vero o no, che probabilmente Pep prenderà Xabi Alonso nel suo staff. Quello del Real? Sì, quello che ha giocato con loro nella Spagna. Nel Liverpool, Real? Sì, sì, sì. Lui secondo me, perdendo Arteta, che è andato all'Arsenal, probabilmente vuole un giocatore di quel pensiero. Ho letto, poi non lo so, perché io certe cose mi rimangono. Però ricordi che quando Del Bosch poi in nazionale ci fa entrare anche Xabi Alonso, li fa giocare tutti insieme a volte. Sì. Cioè, Villa. No, giochiamo loro quattro e Villa davanti. Da solo, qua a sinistra, no, un po' di qua. Oppure entrava Fabregas, bravo. Dopo giocava Iniesta, c'era Silva, tutti loro, poi c'era anche Busquets. Cioè, senso il numero 9. Perché loro cosa dicono? Io tengo la palla. Per esempio una cosa incredibile che disse Cruyff, la disse Di Deco. Disse Deco a quel passaggio, perché tu dici, come fai a analizzare un passaggio di 7 metri? Lui dice che il giocatore forte lo vedi, pensa... Quando nel passaggio di 7 metri, 7-8 metri, quello vicino, il ricevente si mette nelle condizioni di essere già pronto in direzione porta con il controllo, perché il passaggio è già arrivato quel mezzo metro avanti che tu con il controllo sei già pronto a guadagnare spazio. È come se chi passa la palla, Camel, ragiona già in funzione di chi la riceve, non solo di un passaggio fatto bene. E lui vedeva in Deco, il portoghese, no? Un giocatore perfetto. Allora, tutti loro cosa dicono? Ma noi non abbiamo bisogno di andare là veloci. Noi ci arriviamo con tempo e spazio. Noi mettiamo fuori uso gli avversari e arriviamo col gioco. Ma questo viene tutto da Cruyff. Tutto da lì. Sono d'accordo, Camme. Capisco. E quindi, senti, il nostro fratellino Nicola... Sta bene. Com'è incalzato stasera? Abbiamo avuto altre cose belle, Nico. No, abbiamo parlato, abbiamo riso. Nick è forte, Nick. Aveva due o tre canzoncine giuste, preparate. Le ha fatte andare. Pop, 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 pop. E quella fatta andare. Sì, sì. No, simpatico. Il nostro ventolone è troppo simpatico. Fa ridere. Caro Cammello! È l'una, Cammello, è l'una. Oh,
Sai che era due giorni che non parlavamo con i nostri ragazzi? Lo so. Stasera si sono presentati in tanti, stasera. È certo. È bello così. Sono bravi. Loro ci trovano. Trovano la nostra ironia, la nostra realtà, il nostro calcio, trovano i nostri ospiti che vengono a trovarci, trovano... Sì, eh. Non trovano barriere, non ci sono più sovrastrutture. È caduto quel mondo. E non ci sarà più, No. Non ci sarà più quel mondo lì. Finito. Il mondo del... Alzato via. Il mondo della preparazione e del costruito, ultimi remasugli, finito. C'è la lealtà, c'è la purezza, c'è il contatto diretto, finito. Come sì, siamo, sì. Ci doniamo. Diciamo le cose come stanno, che è fondamentale. Ma tu pensi che a luna di notte a sentire Cruyff in 20.000, Christian, ti chiamo anche per nome, in 20.000 a sentire Cruyff. Sono d'accordo. A sentire Romario. No, è incredibile. Ma la gente piace, perché diciamo le cose come stanno, Camel, diciamo le cose giuste, poi ridiamo, scherziamo, aneddoti, perché la gente piace sapere, però tutto certo. Le filosofie di tutte le squadre, di Cruyff, la sua filosofia dall'Ajax, dalla Nazionale, al Barcellona, cioè e va avanti ancora da 30 anni col Barcellona. È incredibile. Ed è giusto, Camel, ed è giusto... che i protagonisti, perché noi o direttamente o indirettamente, noi abbiamo affrontato, oppure alcuni hanno giocato con certi giocatori, tu pensa, parlavamo qualche settimana fa di Andrea Pirlo, cioè Andrea Pirlo è riconosciuto da Xavi, da Iniesta, come il primo protagonista, non l'unico, certo, dopo ci sono tutti anche i ragazzi che hai avuto te stasera, Alessandro, Francesco, però il primo è Pirlo, perché? Perché il calcio riconosce calcio. Quindi, secondo me, se tu entri dentro le pieghe più profonde, vengono fuori delle storie, ed è bello, ed è questa la vera rottura che è nata in questa quarantena, che i protagonisti possono aprirsi alla gente raccontando calcio in maniera diretta, totale, dagli aneddoti dello spogliatoio all'umorismo, ai racconti, alle strategie, alle storie, come ti posso dire, le formule che ci hanno fatto crescere. Cazzo, abbiamo avuto tante di quelle esperienze, che darcelo così, e come ce lo diamo? Con una Coca Zero, una felpa della Nike, una connessione da cagare. Oggi è arrivato, ma non ho montato, oggi è arrivato, gli ho detto, se vuoi venirmi a montare il router, se tu ci fai caso, stasera perfetta anche, no? Perché mi hanno portato un piccolo router che dà un po' di energia, un po' di, c'ha delle tacche, no? 4G, non wifi, che vedi che non cade più, io gli ho detto, vieni, ma ti devi mettere la tuta d'astronauta, perché io, cazzo, 2 mesi che non esco, non voglio rischiare. Lui è arrivato bardato, ha montato questo routerino, mi dà l'energia giusta, guarda, non è mai caduta. No, stasera è perfetta. Ci basta una connessione e l'amore per il football. Caraco, d'accordo. Comunque, pensa alla storia di Cruyff. 30 anni, ok, tra Ajax, Nazionale, Barcellona... Ha vinto tutto col Barcellona, calcio impressionante, no? Poi è arrivato Pep, che sarebbe come suo figliolo, no? E l'ha migliorato, l'ha portato ad un livello che non si era mai visto una roba del genere nel mondo del calcio, non si è mai visto una roba del genere e sta ancora andando avanti. È un suo figliolo, ha portato il suo calcio ancora più grande del maestro. Giusto o no? Esattamente. E ora c'è Xavi, che ancora non sta allenando, lo porterà anche lui, quella mentalità, al Barcellona, starà 10 anni al Barcellona, stai a vedere? Esattamente, perché questa è la filosofia, non si negozia l'idea non si negozia, il pensiero, la filosofia, non si negozia. Poi, secondo me, questi anni loro non sono stati così bravi nemmeno con la cantera, non hanno fatto sempre bene come la decade passata. Ma ci sta, certo che non sta. Tutti gli anni vengono fuori. Certo. Sono d'accordissimo, certo che ci sta. E cos'è che ci sta anche? Ci sta sbagliare, ma non barattare. Sì. Loro sono fermi e retti. Aspetta, tanto è vero, Cammello, tanto è vero che noi possiamo raccontarcelo in tutte le lingue, ma non c'è una squadra che ha emozionato più nella storia del calcio come il Barcellona di Guardiola. No, ma noi ne abbiamo viste anche da noi, e attenzione, perché noi da noi ne abbiamo viste. Cioè il Milan di Sacchi è un'altra... che ha portato 80.000 persone alla finale di Champions League.
ma io ti dico che il Barcellona di Guardiola ha segnato un'epoca e non ci sarà, io credo che non ci sarà nessuno di più, però poi siamo lì, il calcio si evolve. Sono d'accordo. Cioè, sempre. È una roba incredibile, una roba incredibile. È vero, è vero, e tant'è vero che Pep ha la statuettina, di Johan Cruyff, nell'ufficio. Dice tutto è partito da lui, Assolutamente. Tutto. Dio vivente. Il figliolo meglio del capo, cioè mai successo, meglio del maestro, Succede incredibile. Mai. Cioè, meglio di quello ha fatto un calcio devastante. Ha portato, come hai detto te, la squadra migliore, ha portato all'eccellenza. Cioè, questa è la verità. Cioè, tu prendevi il volo per andare a vederla, perché volevi comprare la libertà per essere libero di divertirti. Io ho detto sempre a mio papà, Bob, vado a vedere il Barcellona, perché quello che vedo con Barcellona, io penso che non si era mai visto prima e non si vedrà mai più. È impossibile, perché hai i migliori giocatori, tutti quanti che sono cresciuti insieme, ogni giocatore migliore nel suo ruolo, di ogni posizione. Tu non troverai mai più un centrocampo Busquets, Iniesta, Xavi, che fanno 90 minuti e non sbagliano un passaggio, uno stop, non sbagliano niente. Non succede mai. Loro hanno fatto partite su partite su partite su partite su partite, giocando in una maniera che non sbagliavano mai. Ma non succede. Dani Alves, che è un centrocampista. Piqué è un centrocampista. Tu pensa che la più grande relazione tecnica in campo Messi l'ha avuta con Dani Alves? Come si trova? Perché il primo Barcellona, se ti ricordi, che lui partiva dalla destra. A proposito, giusto per fare una piccola parentesi, adesso siamo il 3, però tecnicamente è finito il 2 maggio. Ieri il primo maggio, 15 anni, il primo maggio di 15 anni fa, quindi 2005, Messi faceva il primo gol di 627 col Barcellona. 620 e come l'ha fatto Kammel? Perché è incredibile. Sì, ma prima gliel'avevano annullato uguale. Ronaldinho per lui, pallonetto, gol fuori gioco. Ronaldinho per lui, pallonetto che passa un dito sopra le dita del portiere. 15 anni fa, 627. Quindi tu pensa che squadra è stata? Aspetta. E da quando Messi ha cominciato sono andati via tutti, C'è ancora Messi, Leggevo che dal 2009, lì era il 2005, dal 2009 il signor Lionel Messi nel mondo più gol, più assist, più gol da fuori area, più palloni d'oro, più FIFA World Player, più tiri, più gol su punizione, più gol e più assist. Assist, non più c'è gol. Nessuno che fa gli assist più di lui. Cioè non è che uno dice fa gol, lui fa più assist di tutti, lui ti mette davanti alla porta tre volte a partita. Bravo, perché secondo me la forza di Messi, ovviamente, è che Messi fa la cosa giusta. Per me Messi fa la cosa giusta. È questo che distingue Messi. Messi fa la cosa giusta. Se deve far gol, perché è giusto farlo. Se deve farlo fare, perché è giusto farlo. Quindi, più gol, più assist. Altro? Buonanotte, amico mio, così possiamo andare a dormire. Allora, aspetta, talento in più? Talento in più per la Bobo TV, perché ormai è una rubrica, sai che... Vai. Che aspetta, mentre dico così, saluti i ragazzi di Transfer Market, che è un sito che io ogni tanto seguo, soprattutto tanti anni fa quando non c'era White Scout, perché sono bravi, preparati, ci seguono e riportano anche i nostri talenti, perché siamo tutti collegati, ci ascoltano. Quindi il talento in più, quindi li saluto, per il lavoro che fanno. Il talento in più oggi. Per la Bobo TV, visto che abbiamo parlato di Brasile, è uruguagio, perché la più grande sconfitta della storia del Brasile è stata inflitta dall'Uruguay nel 50, è del Peñarol, si chiama Facundo Pellistri, è del 2001, dicembre 2001, allenato da Diego Forlan, ex stella del Peñarol, bravo. Attenzione, perché parliamo di un giocatore che parte dall'esterno con qualità, creatività, fantasia, calcio. Cammello. Buonanotte, amico mio. Buonanotte, grazie di cuore a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. Eccoci qua. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti, belli e brutti, e vado a dormire.